Allora, innanzitutto, visto che come dicevamo prima non ti hanno messo su foot, lo facciamo da questa schermata qua e capiamo. Vedi delle statistiche che ti fanno cagare? Io sul tiro mi incazzerei. Ma io direi tutte. Finalmente eccoci con il secondo episodio di Lacci. Come stai, Tom? Tutto bene, tu come stai? Male, come Male. sempre. Ah. Perché non si risponde mai male, secondo te? Beh, perché non, le altre persone non vogliono che ti accolli. Tu forse hai la tendenza ad accollarti. No, in realtà no, dovresti accollarti di più. Quindi tu rispondi sempre bene. Sì, io rispondo sempre bene perché alla fine è vero che sta sempre bene, non mi vedi? Su questo avrei da ridire, però andiamo avanti. Come mai abbiamo aspettato così tanto tempo? Beh, l'avevamo detto nella scorsa puntata che non avremmo avuto una data dell'uscita del secondo episodio. Questo perché, un po' come scusa, possiamo dire che c'erano i mondiali e ci hanno tenuti occupati. Abbiamo seguito il football, quello con la U. E poi in realtà è perché cercavamo la storia più interessante, una storia interessante da raccontare. E vi ho fatto una sorpresa. Abbiamo una storia interessante Il da regalo di Natale raccontare. ci hai Il regalo fatto. di Natale Anche vi ho se questa fatto. puntata uscirà probabilmente dopo Natale, e tra l'altro uscirà sorpresa su Spotify come il primo episodio. Oh, cioè abbiamo Lanciamo anche caricato questa il primo notizia. episodio e da qui in poi, se la tecnologia ci assiste e non lo fa sempre, Perché uscirà uscirà. anche con il video su Spotify, Esatto. ricordiamo. Tra l'altro, non so se tu ti sia già scritto l'intro, ma mi hanno rotto il cazzo l'ultima volta dei miei amici che sono inseriti nel mondo digitale, che non abbiamo chiesto di iscriverci, mettere like, quindi fare robe tipo guardando in camera, iscrivetevi, mettete Ok, tu like. mi stai chiedendo di fare questa cosa da Nell'intro youtuber. dovevi farla tu e Ti quindi prego, Tom, va fallo bene, tu. dai, te la risparmio. Però a un certo punto sappi che almeno un TikTok in cui balli dovrai Va farmelo. bene, lo Va prometto. bene. Questo è Lacci, un podcast di fetici. Io sono Federico Corona. Cominciamo. E io sono Tommaso Naccari. Come ti dicevo, c'è il mondiale e quindi quali sono le storie che ovviamente non andiamo a parlare poi nello specifico perché Perché il quando... mondiale è finito tipo da 2 settimane, Esatto. anche se stiamo registrando, mentre Esatto. ancora Sveliamo è. questi backstage. Non abbiamo ancora visto la finale perché non si è ancora giocata. Nonostante Federico avesse dato l'illusione di aver previsto tutto quanto, hai No, cannato. beh, una finalista l'ho presa, Ah, beh, così l'Argentina. devi prendere tutto. Si vede che Scommesse. non leggi neanche i pezzi di fetici. Vero, Detto ma questo non leggo i sarebbe. miei. I suoi li leggo, i miei non li leggo. Li scrivo ad occhi chiusi e. Detto questo, sarebbe interessante provare a immaginare la finale ora che noi non sappiamo ancora il risultato, e poi tra 2 mesi, quando le persone guarderanno Si questa saranno puntata, dimenticati che c'è stato il mondiale. dici? Sì, Però è un comunque. mondiale ricco di storie questo. Quali sono le storie che ti Cioè, interessano di più? un mondiale con poche belle partite, però Ok. tante, tante storie. I mondiali che piacciono a me. I mondiali che piacciono, te li hai Che seguiti sul più? campo mi interessa niente. Tutto Interessante. il fuori. Vabbè, gli appassionati di calcio saranno felici di seguire un podcast in cui uno dei due host non è Sinceri. assolutamente interessato al Sono il calcio, Mauro ma Icardi dei podcast italiani. non desideravi altro nella tua Niente. vita. Vabbè, Questa ce l'avevo scritta da una mesi. delle storie di questo mondiale è sicuramente il Marocco. Il Marocco che nella semifinale con la Francia ha abbandonato questo sogno che si era costruito con una cavalcata incredibile, e anche se diciamo non è che ha espresso questo grandissimo calcio nel corso del mondiale, però insomma è stata la storia sicuramente, anche perché banalmente nessuna nazionale di un paese arabo si era mai spinta fino alle semifinali, e oltre a questo perché insomma ha aperto anche un po' un discorso culturale che poi ha trovato diciamo il suo apice nella semifinale con la Francia, in cui si sono scontrate due squadre in cui da una parte il Marocco, formata da 14 di 16 giocatori nati all'estero dalla diaspora marocchina, e per quanto riguarda la Francia, 15 giocatori, anzi, forse di più, non vorrei sbagliare, comunque più di metà dei giocatori della Francia sono giocatori immigrati di seconda e terza generazione nati in Francia. Figli del Figli colonialismo francese. del Diamo colonialismo questa francese. piccola Ah, vuoi postilla me? storica. Voglio essere un po' politico. E allora buttiamoci nella storia, sarà arrivata la fine della Oh, storia. buttiamoci Vediamo nella se storia, sei vai. a tuo agio È in un questa. esame. Sicuramente la cosa interessante di questa cavalcata trionfale del sogno del Marocco è che non è casuale. È figlia di
un lavoro di scouting che non è così scontato. Cioè, adesso si inizia a parlare di scouting per quanto riguarda le nazionali. Ci sono degli esempi, il più eclatante forse è quello di Hakimi, che è un giocatore nato in Spagna, che la federazione marocchina ha pescato sin da giovane età e ha cresciuto in vista poi delle competizioni come appunto questo mondiale qua. Cioè l'ha preso, l'ha coccolato e ha fatto in modo che scegliesse il Marocco. E questo è un discorso molto interessante in realtà. È molto interessante anche il fatto che ci siano tanti giocatori che, nonostante siano nati in paesi esteri, abbiano scelto la nazione d'origine della propria famiglia, che è un'inversione un po' di tendenza rispetto a prima, quando invece i giocatori tendevano spesso a scegliere il paese di adozione come paese in cui, come nazionale in cui giocare, certo. Anche banalmente perché si sentivano di poter competere a più alto livello, perché le nazionali europee ovviamente gli potevano garantire questo. E questo è un discorso interessante che probabilmente è dovuto anche al fatto che molti di questi giocatori, essendo cresciuti in paesi europei e magari non essendosi riusciti a integrare del tutto, nonostante il calcio sia un grande veicolo di integrazione, sentono ancora molto forte le loro radici e quindi anche questo si è visto moltissimo nella nazionale marocchina, questo sentimento nazionalista, nonostante appunto, come abbiamo detto prima, molti dei loro giocatori siano nati e cresciuti all'estero. Per quanto riguarda la Francia è l'esatto opposto, no? Certo. Ti faccio prima questa domanda prima di passare alla Francia, che poi appunto è il gancio per arrivare alla Francia. Tu dicevi che tendenzialmente il tuo paese, nella storia fino ad adesso, giocare nel paese d'adozione ti garantisce di giocare a più alti livelli. Facciamo una boutade, Zinedine Zidane che gioca per l'Algeria, sarebbe Zinedine Zidane? Sarebbe Zinedine Zidane, diciamo, romanticamente, okay. Romanticamente, per quanto riguarda il rendimento, la storia personale, eccetera, probabilmente no, anche perché quello che ha fatto con la Francia è comunque qualcosa che resta nella storia di tutti e che sicuramente ha accresciuto la sua aura, la sua figura, nonostante con i club, insomma... Certo. Non sia stato da meno, quindi probabilmente no. Però appunto la Francia ha metà dei giocatori che sono immigrati figli di seconda e terza generazione e sono un po' il simbolo di quello che è poi il processo che si è innescato già appunto a partire dalla fine degli anni 90, quando la nazionale che vince poi il mondiale del 98 era la prima nazionale, chiamiamola multiculturale, che tra l'altro era stata usata anche come strumento politico, certo, da parte del governo francese. E poi sì, da lì... scusami se ti interrompo, è anche l'inizio della crescita politica della Le Pen, per esempio. La Le Pen inizia col 98-2000, esatto, a uscire come personaggio pubblico, perché inizia ad attaccare un po'... Sfruttando questa cosa. Però ecco, e quindi conosciamo tutti insomma il lavoro che fanno i centri federali in Francia, soprattutto Clairefontaine, che è insomma questa grande accademia che attinge dalle squadre locali e dalle periferie per... pescare i migliori talenti e crescerli all'interno del loro sistema. Però ecco, il serbatoio che può offrire la Francia e soprattutto proprio Parigi, che ha la cintura per esempio dell'Île-de-France, è immensa ed è un laboratorio di talenti incredibile. Cioè, basti guardare insomma la Francia di questi mondiali in cui molti giocatori sono cresciuti in quelle periferie e se probabilmente la terza squadra della Francia avrebbe comunque giocato un mondiale quasi per arrivare fino in fondo. Mentre questo ragionamento, come sempre, in Italia è complicato da fare, si finisce per scadere nella retorica. Quando c'è un fallimento della nazionale si parla sempre di come non sia minimamente valorizzato il calcio di strada, eccetera, eccetera. Però questo ovviamente dipende da tantissimi fattori, che siano fattori urbanistici, perché non ci sono gli spazi, certo, fattori culturali, ma anche fattori appunto legati alle comunità di ragazzi di seconda e terza generazione. Certo. Beh sì, quello in realtà è proprio un discorso culturale tout court, cioè nel senso, se penso alla Francia, al fatto che per esempio, non lo so, a me piace molto il rap, se penso al fatto che la nazione col genere più competitivo con gli Stati Uniti, che poi sono dove è nato, è la Francia, proprio perché ha nel tessuto culturale
è una cultura che è già più comprensibile. L'Italia è tendenzialmente un paese vecchio, borghese e bianco, e quindi questa roba del rap arriva molto dopo. Anche in Germania, in cui c'è un tipo di immigrazione diversa, comunque è un'altra nazione in cui il rap va molto forte. Al di là appunto del contesto storico e culturale, cioè questa cosa qua del calcio di strada. È una cosa che tendenzialmente non esiste. Io poi sono sempre stato molto scarso a giocare a calcio. Però in realtà, escluso il famoso campo dell'oratorio, in realtà vedo anche mio fratello, che ha avuto la fortuna di avere delle doti atletiche più forti, migliori delle mie, da subito indirizzato alla scuola calcio. Poi è ovviamente molto retorica questa cosa qua del non si gioca più per strada, eccetera eccetera. Ovviamente penso che sia su tutti i livelli già più professionalizzato il ruolo del piccolo calciatore, però in realtà questo tra l'altro è un altro spunto interessantissimo, perché l'eccessiva professionalizzazione di un giovanissimo comunque ha creato un po' dei cortocircuiti in generale nel calcio di questi anni. È vero che il calcio ha subito un'evoluzione enorme negli ultimi 10 anni, quindi anche un giovanissimo, se non viene da subito insomma inquadrato da un punto di vista anche tattico, della tecnica individuale eccetera eccetera, si trova comunque a trovare degli ostacoli, cioè si trova degli ostacoli nel suo percorso, perché ormai il calcio è veramente sofisticato. Però allo stesso tempo secondo me è comunque fondamentale che tutte queste accademie che operano nei vari territori, nei vari paesi eccetera eccetera, cerchino sempre di tutelare un po' la creatività e l'espressività del singolo. Io per esempio sono andato un mese e mezzo fa a Lisbona per fare un servizio sull'Accademia del Benfica, che è una delle più importanti, più prestigiose accademie giovanili che ci sono in Europa, e mi hanno raccontato come per loro questo sia un aspetto fondamentale, cioè quello di preservare la creatività di un giovane, tant'è vero che hanno delle attività come la danza, il futsal, eccetera, eccetera, che spostano un po' il focus su quello che è l'aspetto ossessivo del campo, un po' anche militaresco, certo, diciamo, e lasciano invece la libertà di espressione, tant'è vero che poi, insomma, i risultati anche dell'Accademia Benfica in questi anni si sono visti, perché ne sono usciti diversi di giocatori creativi da quell'Accademia. Prima parlavamo di scouting, voglio farti iniziare a capire qual è la sorpresa che vi ho fatto. Tu come scopri i nuovi calciatori, i tuoi nuovi piccoli feticci, che dici questo fra qualche anno? Tipo, parlavamo di Musiala durante questi mondiali, quali sono le prime volte che hai sentito parlare di Musiala? È difficile ricordarselo, però insomma da qualche articolo che esce, da banalmente anche, non so, da account Twitter, da partite che vedo nel tempo libero. Ci sono diversi modi attraverso cui scopro i nuovi giocatori, poi mi ci fisso e finisco magari, non so, nei suggerimenti di YouTube, che mi fanno scoprire altri giovani calciatori, e finisco in quel circolo diabolico da cui non esci mai. Immagino cresciuto negli anni 80 con tutte le VHS, cioè se fossi sì, più o meno un adulto negli anni 80 con tutte le tue VHS che guardi. Io invece ho un metodo molto più semplice, e l'ospite di questa puntata l'ho scoperto così, cioè l'ho imparato a conoscere così, mm-hmm, che è FIFA. Prima era Football Manager, ora sto cercando di disintossicarmi da Football Manager, anche se è molto più preciso, ma ho questa fissazione di simulare le carriere, di comprare tutti dei giovani. E cioè non giochi mai, quindi? Gioco poco, perché contro il computer mi annoio, gioco online tendenzialmente, però quando sono da solo, che magari mi voglio ascoltare un podcast o altre cose... Lacci, ascolto la prima puntata di Lacci in loop. Quando mi capita di andare a fare scouting di giovani, di costruirmi questa squadra, vendere tendenzialmente tutti i vecchi, e questa cosa mi fa sempre più soffrire, perché mi sto avvicinando all'età di quelli che vendo, perché smettono di crescere, che è una cosa che mi fa soffrire molto, ma e poi vedo quanto crescono. Per esempio Tchouaméni, mm-hmm, l'ho scoperto così, ovviamente ne avevo già sentito parlare, però poi era pazzesco. Ma poi sei andato a vederti qualche suo video su YouTube, oppure sei rimasto dimensione? No, parte da quello e poi mi vado a vedere, ok, quindi che cosa combina. Poi ovviamente, tipo l'unico nome che proprio non conoscevo, perché il primo, secondo me, FIFA 21, è Moukoko del Borussia Dortmund, aveva 15 anni, e non è neanche troppo facile in realtà avere dei
giovani così giovani all'interno di FIFA, e lui era un attaccante che aveva un potenziale molto alto, quindi lo compro, simulo, arriva a 90 e poi alla fine lì quando si può iniziare a giocare la Champions, magari le partite più importanti me le gioco. E tu il citofono poi lo metti in post prod? Sì. Ok. Chiamalo tu citofono. Sì. Cioè, citofono. Esatto. Col dito. Però ingaggiarti come scout. Sai che comunque ci sono delle società che usano Football Manager. Football Manager sì, FIFA sì. No, no, FIFA non è, poi non è molto accurato. Però Fede, mi spiace, ho sentito suonare il citofono, io ho preso un appuntamento per adesso. E tra l'altro, a proposito di questo appuntamento, è la sorpresa. Ti chiedo se tu puoi farti trovare a casa tua, che io ho organizzato una cosa là con la complicità di Mattia fra una mezz'oretta. Io faccio un giro con la mia sorpresa, lo recupero, facciamo una chiacchierata e poi ci vediamo da te, ok? E anche questa è una sorpresa. È tutta una sorpresa. Se ti dicessi che non si può andare a casa mia in questo momento. Ma tu sei una persona gentilissima, Fede, e non esiste che tu mi dica di no. Vabbè. Ora vado, che sennò lo faccio aspettare. Quindi ci vediamo dopo? Ci vediamo dopo. A casa mia. Anche il telefono. Ci vediamo a casa tua. Ok, hai le chiavi? Ciao Franco, come stai? Tutto bene? Bene, bene. Ora facciamo un salto al Carrefour, al volo, e vai. Così ci compriamo due porcate per quando giochiamo dopo. Vai, vai. C'è qualcosa che ti manca di brutto nel supermercato suo o trovi allora, tutto? Bene o male, tutte le robe della Kinder, così, Nutella ci sono. Quindi a livello di porcate sei tranquillo? Sono a posto, però a livello di pizza, pasta, cioè anche quando si va nei ristoranti italiani là, non sono come qua, quindi è l'unica cosa che manca. E com'è, cioè, qual è stato il tuo impatto con il campionato danese? Mi dicevi che è mega competitivo. Sì, stracompetitivo. Poi fin da subito il mister mi ha dato fiducia, ho iniziato a giocare, cioè sono arrivato lì tipo mercoledì, okay. E già sabato ho giocato titolare, okay. Quindi mi ha subito dato fiducia, ho iniziato a far bene. E di qua? Sì, di qua. E quindi sono felice, cioè, mi sto trovando molto bene e ora è arrivata pure la convocazione nazionale, quindi posso ancora andare a giocare per il Camerun, però per adesso ho preferito l'Italia perché sono nato qua, mi sento italiano, ho fatto tutto qua a scuola, quindi certo. Ho preferito giocare per l'Italia per adesso. Quindi. Mi interessa questa cosa qua, a un certo punto ti dicono c'è la possibilità di andare all'Odense. Sì. Quali sono le prime cose che hai pensato? Cosa hai fatto? Ti sei andato a cercare, cioè sei andato a cercare, non lo so, la squadra. Informazioni, la squadra. Vediamo allora. Che mi romperò il cazzo e non mi farò giocare quest'anno. Esatto. Non la conoscevo benissimo la squadra, quindi mi sono fatto, cioè ho chiesto un po' di informazioni, ho guardato su tipo SofaScore, okay, così. Certo. O se no sono andato su FIFA a cercare la squadra, a vedere i giocatori, così, le facce. E poi basta, però l'ho presa come un'esperienza, come una sfida anche certo. Personale. Vai, tu quanto giochi alla Play? Ah, gioco tanto con gli amici. Ok, ma cosa giochi? FIFA? FIFA, FIFA. Ma anche foot? Anche. Oggi? Facciamo questo strappo alla regola. Queste sono malate. Vai, prendo io qualcosa da bere. Però, beh, l'anno scorso invece uno con cui era andato completamente in fissa era Mukoko del Borussia. Del Borussia. Lui anche cresce di brutto. Lui cresce di brutto. Però quella roba è interessante. Hanno paura che rubiamo dalla classe veloce. Ci conoscono, la fama ci precede. Tra l'altro su FIFA tu sei trequartista, COC come lo dicono loro, tu ti ci rivedi in quella roba o...? Sì, alla fine ho sempre giocato o tre quarti o mezzala, cioè in realtà ho giocato tutti i posti offensivi. Ok, tutti i posti offensivi. In nazionale più tre quarti. Ok. Ora sto giocando esterno all'Odense, al Marsiglia giocavo punta. Ok. Quindi... Infatti l'anno scorso eri a T, vero? Sì, quindi dipende. E qual è la tua posizione preferita? Tre quarti. Conosco pochissime persone che ammettono di non vincere a FIFA. È una delle Io ammetto che sono forte. Ammetti che sei forte? Quindi so già se adesso andiamo su e giochiamo, so già che probabilmente vincerò. Ok, ok. Qual è il tuo calciatore preferito? Ora come ora è Leao. Ok. Cioè, però con lui sono in fissa. Cioè, mi piacerebbe un botto giocare assieme a lui. Ok. Una roba...
Giocheresti bene in campo insieme? Sì, ma in tutto, proprio a livello di campo, come, come fa fuori anche fuori campo. Okay. C'è anche tipo la sua comunicazione. Sì, a livello di immagine è devastante anche. Io inizio a salire. Tanto per adesso non sai, facciamo sta cazzata qua e poi facciamo le partite contro. Allora, innanzitutto, visto che come dicevamo prima non te ne hai messa su foot, lo facciamo da questa schermata qua e capiamo. Vedi delle statistiche che ti fanno cagare? Io sul tiro mi incazzerei. Ma io direi tutte. Madonna. Si fa fatica qua. Guarda, io mi faccio una foto adesso e poi vediamo a fine anno come sei messo. Questo è da cuore alla FIFA. Oh. Tu prima parlavamo di questo evento che avete fatto, che è OTC. Comunque è forte davvero, basta solo vedere come fai i passaggi, è forte davvero. E, dimmi un po', cioè raccontami un po' di questo evento, come è nata l'idea del, appunto, tu mi dicevi che sei di Barriera, Torino, sì. Quindi di un quartiere periferico. E, sì, cioè, penso uno dei, forse il quartiere più povero di Torino. Ok. E hai iniziato a fare riprova, così prendiamo tempo. E hai iniziato appunto giocando per strada, immagino anche tu, no? Sì. Giocando in quartiere per strada. Sì. E quindi se mi racconti un po' questo evento qua e come nasce l'idea, qual era l'obiettivo? No, la roba è iniziata che finito l'anno a Marsiglia ho detto, vabbè, dato che ormai diciamo che sono un calciatore perché prendo uno stipendio, l'ho pagato e ho detto vabbè, voglio provare a restituire a quelli che come me giocano in quartieri disagiati, diciamo, non importanti, di dargli una opportunità, una speranza a ragazzini che magari sono un po' più piccoli di me, perché l'evento è stato fatto per il 2003 fino ai 2005, che secondo me in questi quartieri qua ci sono tanti ragazzi che hanno qualità, però fanno fatica a mettersi in mostra perché magari il genitore non ti può accompagnare sempre ad allenamento, o tu magari hai un giro di amici che non ti porta a fare sempre le cose fatte bene. E ho cercato di dare questa possibilità ed è stato figo. Che avete deciso di fare questa cosa qui in un campetto 5. Sì. Quindi mi chiedo perché, cioè immagino che ovviamente sia perché il calcio di strada è poi legato soprattutto a tutto l'aspetto tecnico, diciamo, del toccare il pallone, eccetera, eccetera. A me è sempre piaciuto il fatto del calcio, diciamo, a 5 perché esprimi più tecnica possibile. E ho preferito farlo a 5 perché penso che si veda maggiormente il talento di un ragazzo che gioca a calcio in un campo a 5 che su un campo a 11 o un campo a 9, diciamo. E poi il calcio da strada è quello, mi è sempre piaciuto come idea. Guarda, siamo arrivati nel calendario alla partita contro il Lingby, che è la partita in cui tu hai segnato il primo gol. Sì, che appena sono arrivato là mi hanno accorto stra bene, infatti già la prima partita avevo il coro dopo 3 giorni, che tipo è franco italiano. Su mambo italiano? Sì, su mambo italiano. Quindi come esultanza faccio così. Che loro dicono che noi italiani gesticoliamo tanto, che vuol dire mamma mia, tipo, quindi figo. Tra l'altro, appunto, parlando di play, prima dicevamo anche questa cosa, mentre appunto ci controllavano se rubavamo o meno le patatine al supermercato. Mi dicevi che appunto da piccolo avevi questa cosa che in qualche modo appunto ti favi Juve e in qualche modo appunto magari li prendevi alla play, no? E poi a un certo punto sono diventati i tuoi compagni di squadra e mi dicevi che questa cosa un po' ti cambia anche la prospettiva, no? Anche cioè, ti calcio un po' meno da tifoso Quando... Allora, ti dico che non è che è una cosa normale, cioè non la vedi come... cioè io non l'ho vista tanto come qualcosa di folle, non avresti mai pensato che Ronaldo sarebbe andato alla Juve. Certo. Quindi era quella, penso sia l'unica cosa che quando poi ho visto poi dal vivo ho detto wow, perché poi lui è enorme, pulitissimo, sembra una Barbie, cioè era troppo perfetto, capito? Certo. E cioè come appunto com'era i primi... Mi ricordo il primo giorno che mi ha visto, okay. Ronaldo, e lui tipo mi guarda e mi continua tipo a fissare, capito? Quindi io non è che sono andato in imbarazzo, però
devo dire che cazzo vuoi? Come Ibra. E a un certo punto fa tipo, ma che è sto nero bello? Okay. perché in spagnolo è negro. Sì. Quindi fa, che è sto negro bello? E boh, mi sono presentato così e basta. Quindi già lì un po' mi è scesa. Okay. E poi lui con i giovani bravissimo. Cioè, sì? Cioè sì. Tipo? Parla con tutti. Cioè non te l'aspetti, capito? Pensi sia un menefreghista, okay. Non gli frega niente, però bravo. Anche Chiellini, bravissimo, ci trattava strabene noi giovani, ce ne sono tanti, anche Gigi Buffon, bravissimo anche lui. Sono tanti che non ti aspetti magari, capito, certo. Come giovane che vengano a parlarti o si interessino di quello che fai, come sta andando magari il tuo campionato. Se c'è tipo il Torello, vabbè, ma penso che in queste tutte le società, se sei il più giovane devi andare in mezzo, per certo. Forza, sempre. Una delle cose che dicevamo venendo qua è che hai fatto tutta la trafila delle giovanili in Italia e che c'era la possibilità di essere convocato con il Camerun, ma tu sei italiano, sei nato qui, hai fatto le scuole qui e alla fine hai deciso di aspettare la nazionale italiana. Però vorrei un po' capire... Guarda, ti faccio proprio la domanda, forse anche un po' straziante da Barbara D'Urso, però secondo me poi tu riesci, cioè riusciamo insieme poi a capire, a trovare il filo del discorso. È facile rappresentare la nazionale italiana se sei un ragazzo nero? Per me come ragazzo nero è la cosa più bella, cioè se sei nero italiano, rappresentare l'Italia per me è figo, perché alla fine vedi che, come anche tu, penso a scuola i ragazzi neri, certo. Italiani o... Poi secondo me nell'ambito del calcio giovanile c'è tanto razzismo, secondo me. Okay. Anche sia c'è proprio anche secondo me dei bambini piccoli. La roba è che io da piccolo, a tipo 8 anni, i primi anni di Juve così, okay. Un ragazzino a calcio mi ha detto tipo stai zitto negro. Okay. Che io però non sapevo cosa volesse dire la parola negro. Ok. Tipo settimane dopo sono tornato a casa e faccio a mia mamma, guarda che un ragazzino mi ha detto negro. Non sapendo la cosa, cioè l'avevo presa come niente, perché l'avevo sentita tipo in TV questa parola qua. Ho detto io l'ho già sentita, me l'hanno detta un compagno così. Okay. Mia mamma allora è impazzita, incazzatissima, mi ha spiegato cosa volesse dire questa frase, questa parola. Allora io lì mi sono messa a piangere, okay. A 8 anni, perché ho capito cosa volesse dire. E poi da lì capisci, cioè, che secondo me tutti i ragazzini neri che vivono nell'ambito calcistico vivono, cioè, ma secondo me in tutti gli ambiti sportivi in generale vivono questa roba qua, certo. diciamo queste battutine qua sul tuo colore della pelle, anche da tuoi compagni, anche da tuoi allenatori. E non è che sono difficili da combattere, però quando sei in minoranza, e a volte, tipo nel mio caso, ero da solo. Certo. È complicato, poi dipende anche chi è a casa, come la prende tua mamma, come la prende tuo padre. Infatti, ma tra l'altro immagino che appunto, cioè per loro fosse da una parte molto più difficile, innanzitutto perché... avevano a che fare con una generazione completamente diversa, ma che nel tuo caso però sia anche molto più subdola, cioè nel senso che per loro fosse più diretta. Te prima parlavamo e tu mi dicevi che hai fatto amicizia con Moise all'interno della Juve, sì. E è capitato che lasciasse il ritiro della nazionale e il suo gesto fosse subito additato come una ballottellata, sì. E questa cosa qua è per cui si cerca di rinchiudere e di capire determinati comportamenti all'interno di uno schema. Ah, Balotelli si è comportato così, quindi anche Moise Kean si comporterà così, e quindi anche Franco Tonghia, quando avrà la loro età, si comporterà così. Allora, io alla fine, sai che Balotelli non è che ha fatto i suoi errori, okay. Però lo capisco, capito? Cioè, è una roba difficile da vivere quando sei giovane, nero. Certo. Cioè poi immagino, io vedo già quanto sia complicato per me con due genitori neri, uh-huh. E quindi torno a casa e ne parlo con due persone che hanno il mio stesso colore di pelle, e lui che subiva queste cose, tornava a casa e aveva due genitori bianchi. Certo.
Cioè, penso sia molto più difficile, capito? Sì, magari anche la cosa che raccontavi prima, magari i suoi genitori possono spiegarglielo, però è una spiegazione più fredda. Sì, cioè, è difficile. Cioè, quando un genitore nero te la spiega, secondo me è leggermente diverso. Certo. Cioè, lo riesci a capire meglio. Poi io crescendo, queste cose qua si sono ripetute. È qualcosa che non è mai finito. È che è veramente qualcosa che so che tocca. Perché anche chi dice che non tocca, mente. Okay. Cioè ti tocca cioè per forza, perché non tocca neanche la tua, il tuo carattere, tocca proprio te stesso, neanche il tuo sangue, neanche la tua persona, capito? Sì, non è che ti dicono sei stronzo e quindi posso dire vabbè, migliore, sarò che tocca stronzo. Proprio qualcosa che non può cambiare. Certo. Quindi secondo me è impossibile che tu non lo patisca, non lo senta. Però prima mi ha colpito questa cosa che mi hai detto, che appunto c'è uno squilibrio quasi, no? Tra se queste cose accadono nel club o con i giocatori avversari, cioè durante delle partite di club, e quindi se insulti razzisti arrivano da tifoseri avversari e tu dici quello è un pretesto, quindi magari mi carica anche perché in quel momento sono due rivali che si stanno fronteggiando. Sì. Se capita in nazionale, magari dai tuoi tifosi... È difficile. Mi interessa che parliamo di questa cosa qua, soprattutto perché quando vai in nazionale stai rappresentando qualcuno. Sì, penso che... Allora, se a te capita questa cosa qua, perché ho sentito tanti ragazzi neri, tipo Eto'o anche, dire che quando gli succedeva questa cosa qua, lui si gasava. Certo. Quando la subisci da qualcun altro che è contro di te, è più facile. Secondo me, ma quando la subisci da qualcosa che è interno, cioè la tua squadra, quando succedevano questi ritiri o queste cose qua, le pativo a fine, quando tornavo a casa, e non durante. Perché alla fine? Perché alla fine non è che metti quel sorriso che è come una barriera, che però appena poi io vedevo mia mamma e vedevo l'amore che mi dava mia madre, cioè, scompariva, quindi crollavo. Ma è anche un po' per quello che dicevi tu prima, nel senso che questo tipo di, poi appunto, insulti o comunque anche battute, prima mi facevi la battuta del cazzo della pettorina, tipo, che ti dicono... Magari ti dicono non metterti la pettorina perché tanto tu sei già nero. Che vedi, fa ridere, cioè, anche io rido, però è una cosa che... è qualcosa che... Certo, perché è quello che mi dicevi tu, perché ti colpisce e su qualcosa che appunto non puoi cambiare, a un certo punto torni dai tuoi e dici allora è questa la mia realtà. Cioè quindi non sto giocando nella mia realtà. Esatto, oppure magari dici, a volte tipo sentivo mia sorella, che fa un altro ambito scolastico, dire a mia madre perché sei venuta in Italia. Capito? Perché hai scelto di venire qua? Quindi penso che a tanti ragazzini poi faccia differenza. Io poi crescendo sono diventato, diciamo, un po' più conosciuto nella mia città, così, quindi per relazionarmi con altre persone, erano le persone che venivano verso di me, non più io che dovevo andare verso di loro. E per me era più facile, però immagino per un ragazzino che magari va a scuola come un ragazzino normalissimo, vive la sua vita tranquilla, andare magari la mattina sul pullman e vedersi la vecchietta o la donna di turno spostarsi la borsa o fare robe strane, oppure poi andare a scuola e sentirsi il suo amico, dirgli ciao negro, poi andare a calcio e sentirsi la battuta, e questa diventa poi una routine, è difficile. Perché non è che dici non riesci, però dici non capiresti il dolore che provo io, capito? Per quello vedi a volte... come spiegarti, io mi sono trovato, io vivevo in questo quartiere qua di Torino in cui è praticamente pieno di gente immigrati, però mia mamma mi ha fatto sempre uscire sempre in zone di centro, quindi con gente diciamo prevalentemente bianca, e poi quando crescendo ho iniziato a uscire con gente del mio colore, ho iniziato, anche se non mi stavano simpatiche, volevo starci assieme perché mi sentivo di più uno di loro, capito? Dato che ti fanno sentire questa minoranza, che non dovrebbe esserci.
Io appena vedevo un ragazzo di colore, volevo subito creare un'amicizia, creare un qualcosa. E penso che parte da quello, cioè parlare con un ragazzo bianco di un problema, diciamo, da nero. Certo. Cioè, parti a prescindere, nel senso, io te la dico ma non capiresti. Sì, comunque posso, capito? Sforzarmi di empatizzare, ma non le ho visto, sì, queste cose. Ma... E non ti è capitato che qualcuno, l'ultima cosa, in campo magari, uno spogliatoio, eccetera, un compagno bianco dicesse qualcosa nel momento in cui ti è stata fatta una battuta che... No, mai. Ci credi che mai è successo che qualcuno magari ha detto, ma anche per ridere, stai zitto negro, per ridere, ma non c'è mai stato nessuno che ha detto che stai dicendo, perché lo dici, o la battuta del mister, nessuno che ha detto, oh mister, cosa stai dicendo? Cioè, penso che quello sia, a dire che sia più grave di quello che la dice, no, però penso che quello sia un inizio per smettere di fare questa cosa, perché se noti, quando uno dice una roba del genere e poi tutti dicono cosa stai dicendo, la persona si imbarazza. Certo. Cioè va in imbarazzo subito. Quindi secondo me si dovrebbe partire da queste cose qua. Però parte, secondo me parte tutto dal genitore. Cioè, anche il ragazzino a 8 anni che mi dice negro, come fa a saperlo? Cioè come fa... Sì, non lo sapevi tu perché... Non lo sapevo io come lo fai a saperlo. Vuol dire che te l'hanno detto un genitore, te l'ha detto qualcuno. Cioè... Ma infatti ti faccio una domanda che magari è... è anche un po' stronza e appunto togliendo tutta la parte che dicevamo prima della rappresentazione, ma andando su una parte più utilitaristica, cioè pensando a facilitare in qualche modo la tua carriera o in qualche modo progredire, chi cazzo te lo fa fare di farti questo sbatti a giocare per la nazionale italiana? Cioè non sarebbe più facile per te dire, sai che c'è, mi sento italiano, è vero, ma accetto la convocazione del Camerun perché almeno in quel contesto so che tutti questi sbattimenti non ci sono, a parità di talento magari non viene privilegiato qualcuno perché appunto rappresenta di più la nazionale per cui sta giocando. Cioè non hai mai fatto questi pensieri? Allora, li fai, però poi, allora, secondo me è un pensiero che va fatto se sono l'unico nero in Italia, capito? Okay. Dico, sono uno in tutta Italia, dico ok, posso andare a giocare per il Camerun. Però vedo che ci sono tanti ragazzi neri come me, tanti ragazzi che magari patiscono queste cose qua. E diciamo che vorrei essere anche un esempio, okay, per loro, dargli un'immagine, fargli capire, guarda, puoi essere qualcuno in questo paese, puoi avere anche un, diciamo, un ragazzino di 7 anni che apre Instagram e vede Franco Tonghi, è nero, che gioca in Italia e dice, ah, ok, quindi ho un'immagine da seguire, c'ho qualcuno. Io tipo ho avuto Balotelli, che poi, diciamo, non è che è stata un'immagine da seguire, è stato qualcuno che hanno portato a non seguire, cioè, capito? C'è un'immagine che ti hanno detto non devi seguire questa immagine. Però mi immagino che vederlo segnare contro la Germania ti abbia fatto dire magari un giorno, capito, segno anche in nazionale per la nazionale, esatto, italiana. E qualcuno come me, un ragazzino come me, come io vedevo Balotelli, che poi però mi hanno detto non seguire, cioè, voglio che qualcuno, un ragazzo come Franco, tra 10 anni mi veda e dica questo è un ragazzo da seguire. No, pure digliela prima perché poi magari la cambiamo. Ok, allora se vinci tu... Tommy viene a vedere una partita dell'Odense in maniche corte. Madonna! Se vince lui, il prossimo gol che fai, dopo che fai Mamma Mia, devi fare la F di fetici. Che però non sai farla tu. Quindi, sì, va bene, ok. Così. Guarda. Così. Vai. Allora, di più non c'è la modalità che ad un certo punto 50 e simulate. Oppure, aspetta, guarda, vanno in Inghilterra. Prendi la Juve. Vado fino a... Prendi la Juve. Scelgo l'Arsenal. Prendo il City. Va bene. Vai, scegli tu le maglie. Sto già pensando a quali sono le maglie a maniche corte più pesanti che ho. Una bella intervista. Eh sì. Ora sono veramente chiusissimo. No, in realtà. No, hai ragione. Qua è una ladrata. Questi sono i contatti dei calciatori professionisti. Esatto. Oh, ma guarda che prima faceva la finta, questo è furbo. No, col cucchiaio no. Ma poi è furbo, prima faceva lo scarso, sta facendo giocare. Prima faceva il furbo. L'hanno fatto il furbo? Sì, sì.
No, sono scarsi in difesa. Un altro di cui sono mega in fissa è Tchouaméni. Ah, è mio cugino. Davvero? Ma tu, tra l'altro, appunto, di quelli che giocheranno giocheranno la finale, ho sbagliato, conosci qualcuno? Di persona, sì. Proprio? Tipo? Anche Camavinga. Ok, che... cioè? Ti senti con Camavinga? Sì, cioè, abbiamo, oltre che abbiamo giocato mille volte contro insieme, poi eravamo in vacanza insieme scorsa estate. Ok, dove vai in vacanza di solito? Tipo la scorsa estate dove eri in vacanza? A Mykonos. Ok, e hai beccato Camavinga? Sì, ci siamo beccati lì in un posto tranquillo dove si leggono i libri. Eh sì, ma tra l'altro avevo sentito del club del libro di Mykonos che è sì. Molto famoso. Sì. Scusa, becchi Camavinga in vacanza e? Di cosa parli? Con lui? Sì. Sempre di libri spagnoli. Certo. Oltre che di letteratura. Sì, esatto. Poi lui è buon intenditore. Di letteratura? Sì. Quindi ci siamo trovati, diciamo. Vabbè, qua, vabbè. Oh. Mi sa che ci tocca, dai, Franco. Dai. Il risultato bugiardo, però. Bugiardo. E ora poi vediamo le statistiche. Ha anche fatto un cambio. Eravamo troppo presi dalla letteratura. No, vabbè, ma guarda, io per questo volevo farti fare la meglio di tre, perché poi sul lungo saresti uscito. Però purtroppo non abbiamo più tempo, tu hai preso un altro impegno. E, beh, ti ringrazio di questa chiacchierata. E dacci l'ultima dritta di appunto queste competizioni prenazionali giovanili. Se c'è qualcuno che hai incontrato d'avversario che ti ha colpito, che ha detto, secondo me lui è stiloso, ma non ne hai ancora sentito parlare troppo. Di giovane? Sì. Forte c'è... Wow, chi? Udoge. Che però è forte, vabbè, ormai certo. Gioca al Tottenham. Cioè, ha preso il Tottenham. Vabbè, io comunque ho fatto questa infamata di uscire dalla partita così non guardiamo le statistiche. Ah, potrò wow. Raccontare ai posteri che ho meritato wow. Questa vittoria per 2-0. Cioè, quindi adesso devo fare l'esultanza. Infatti, fammi sì. Vedere in camera così? Com'è che avviene. Come preferisci, così o così, come vuoi, come ti viene più facile. Allora, così sta facendo cose strane, così. E allora fai la F così, vai. Così va bene. Vai, così è bellissimo. Ti è piaciuta questa sorpresa? Molto. Vedi molto. Che ti devi fidare. Forse inizierò anch'io a fare delle belle carriere. Sorprese. Ah, le no, carriere. Le carriere, pensavo delle sorprese. Potresti farmele delle sorprese ogni tanto. Dovresti iniziare a fare le carriere però anche non perché... non è carino battere l'ospite. Lo cioè, so. Oddio, sono contento da un lato perché almeno... Vedremo la F worldwide. Lo so, però mi hai messo una pressione su quella partita lì. Tra l'altro, era, a parte gli scherzi e le battute, era veramente più forte. Cioè, non so come l'abbiamo distratto parlando. Forse dovrei giocare sempre intervistando le persone. Sì, tra l'altro... Vabbè, l'hai intervistato tu da fuori, io mi sono chiuso. Tu ti sei chiuso, è stato molto più bravo lui a giocare a PlayStation mentre tu lo intervistavi che viceversa. Vero, è così, cioè devo vincere. L'ho fatto per te, sei l'ho fatto per la tua F. Sei cinico comunque, figlio. Devo vincere. Sei Riccardi. Sono Mauro Riccardi. Sei Mauro Riccardi. Te l'ho detto. No, poi ha detto tantissime cose interessanti. Cioè, su tutte anche il discorso di come i ragazzi neri italiani soffrano però intimamente molte situazioni piccole che si vengono a creare, perché noi quando teniamo a parlare di razzismo in Italia legato al calcio facciamo sempre della gran retorica e parliamo tendenzialmente per un evento che è successo, non so, Ken che viene fischiato dalla curva del Cagliari e Bonucci che dice a Ken di andarsene via e non si rivolge alla tribuna del Cagliari, eccetera, ma tutte quelle piccole invece dinamiche quotidiane che si vengono a creare all'interno di uno spogliatoio e che in piccolissima parte ho vissuto anch'io nella mia modestissima carriera. Modestissima carriera, sono cose che poi toccano tanto, certo. i ragazzi neri, e come gli ho chiesto, questa cosa è anche difficile da verbalizzare e da condividere con qualcuno. Cioè il fatto che nessun compagno di squadra intervenga quando si verificano episodi di questo tipo è proprio una fotografia di come purtroppo è l'ecosistema del calcio proprio visto dall'interno. Sì, secondo me non è solo una questione di calcio, è proprio una questione banalmente culturale. E appunto l'altra cosa molto interessante che diceva lui è la questione di empatia, nel senso che sono dei temi a me molto cari che seguo, che mi interessano, però ovviamente
mi sento sempre, e spero di non aver dato poi neanche questa impressione durante l'intervista, che il fatto che ne parli io o che comunque certo. faccia da megafono di questa cosa mi rende anche un po' naif, no? E, però in realtà è molto interessante. Scusami, è la stessa cosa che diceva lui quando ci ha raccontato che non se la sente di comunicare una cosa, di dire una cosa del genere a un bianco, certo. perché evidentemente non può capire la sua situazione. Però è interessante, secondo me, se viene condivisa anche con un bianco, perché poi può innescare invece un meccanismo virtuoso proprio in quelle piccole situazioni che si vengono a creare, cioè. Perché sennò nessuno mai interverrà per dire che quella battuta è sbagliata e che non è uno scherzo, eccetera, certo. eccetera. Più che altro mi immagino anche solo per una questione banalmente anagrafica, che cioè quella roba lì di essere un simbolo che in qualche modo è ti piove addosso per forza, e l'altra questione è anche quella di non essere pesante, cioè appunto quello è una dinamica base di qualsiasi gruppo, no? Nel senso che non vuoi mai essere quello che alza la mano e dice la cosa che stiamo facendo non va bene, però appunto un conto è una cosa che poi puoi dimenticarti e chiudere lì, quella è un'altra cosa che appunto mi interessa, e soprattutto penso che sia la base su cui si deve fondare questo discorso, cioè nel senso, al di là dell'insulto diretto, è proprio l'idea di normalità nel dire tu non ti metti la pettorina, o il fatto che anche quello che ci diceva lui fuori onda della parità di un'ala bianca, un'ala nera, forse è più giusto un'ala bianca perché rappresenta di più la nazione. E in realtà secondo me questa cosa qua è un meccanismo che si è creato lui in maniera quasi... Sì, che poi si autoalimenta, cioè certo. se davvero la rappresentazione rimane sempre quella, poi non c'è mai un ricambio, e alla fine secondo me il ricambio generazionale è normale, cioè nel senso è proprio una lettura spicciola di come va il mondo, però quella sicuramente è la direzione in cui va il mondo. Un'altra cosa che non volevo fare era fare delle domande su Balotelli, perché in realtà, per quanto appunto sia anche poi un mio feticcio, e per quanto poi in realtà sia interessante parlare di questa cosa, mi immagino anche la pesantezza di avere due simboli per cui ogni volta che vai a parlare con qualcuno ti senti tirar fuori Balotelli, e magari lui non gliene frega un cazzo di... cioè, nel senso, gliene frega nei limiti di calciatore e nei limiti di quello che è. Però in realtà penso anche, e mi perdonerai il momento di serietà totale, che è bello che queste parole qua rimangano anche poi dette da Franco, cioè nel senso che non andiamo troppo noi due seduti qua a ricamarci sopra, è in realtà quella parte più interessante. Quindi se vuoi parlerei un po' anche di quello che ci ha detto sul campo, e poi c'è il secondo mio momento più atteso, sei tu che devi farmi un quiz questa puntata. Lo preparo adesso perché purtroppo me la sono dimenticata. Va bene, lo improvvisiamo. La cosa molto interessante secondo me mm-hmm. è, e non so se questa cosa te l'aspettassi o meno, è tipo, che ne parlavi anche tu all'interno dell'intervista, il cambiamento quasi del cameratismo all'interno, mm-hmm. all'interno dello spogliatoio. Cioè il fatto che lui parlasse quasi con ammirazione, e ti posso assicurare che non fosse solo per le telecamere, perché prima ne parlavo con Mattia, e gli raccontavo di personaggi che ho incontrato dietro le quinte, che lui conosceva, e in realtà poi ha speso delle belle parole per tutti quanti. Però mi interessa anche questa roba qua di avere delle chiocce, anche quella cosa di perdere un po' l'ammirazione per delle persone. C'è un po' un termine da giornalismo novecentesco. A me piacciono queste cose, cioè a me sai che mi piacciono queste, okay. questi termini un po' giornalistici, classici. Ora non mi viene in mente nessuno. Traversone? Ok. La palla che impatta sul palo. Fa la barba al palo, la barba al palo bella. E no, mi interessa appunto questa cosa qua di anche di perdere un po' la fascinazione per quel mondo, che immagino che sia un'altra di quelle sofferenze latenti che tu dicevi. Cioè ovviamente quando diventa il tuo lavoro devi mettere via da parte una sorta di passioni, però immagino anche che arrivare fino a lì sia necessaria la passione. Sì, è un processo secondo me velocissimo questo, cioè neanche te ne accorgi, cioè una volta che tu fai una trafila in un settore giovanile eccetera, e poi da un giorno all'altro ti ritrovi in campo con Cristiano Ronaldo e Dybala, magari per un attimo dici wow, sono qui che mi sto allenando con loro, però
sei sempre, cioè sei già condizionato un po' da quel mondo, da quei pensieri, eccetera, che l'impatto è diverso da come uno se lo può immaginare per un ragazzo qualunque che dall'oggi al domani si trova a allenarsi con fuori classe mondiale. Certo. È un po' questo, quindi è comprensibile. Certo, Cristiano Ronaldo deve fare un effetto dal vivo diverso rispetto agli altri. La prima cosa che hai detto è gigantesco. È gigantesco. Io però ti dico, me l'aspettavo un po' questa cosa che lui con i giovani fosse affabile, fosse gentile, si interessasse, perché in tutto questo suo, come dire, solipsismo in cui, cioè, per cui tutti lo conosciamo, ci sono sempre stati dei momenti nella sua carriera di, chiamiamola, dolcezza verso degli altri esseri umani che non siano lui riflesso nello specchio. Tranne, no? Suo figlio che costringe a giocare a calcio. Tranne suo figlio che, esatto, che sta costruendo in un laboratorio per dominare il mondo nei prossimi 20 anni. E quindi un po' quello me l'aspettavo. Mentre, appunto, come dicevamo prima, il discorso dei vecchi che trattano bene i vecchi, si dice, delle chiocce, dei vecchi che trattano bene i giovani nel mondo del calcio, è un discorso molto interessante. Mi sono interrogato un po' su questa cosa. La risposta che mi do è forse anche perché, oltre al progresso della società, perché non siamo più grazie a Dio, grazie a Dio, però anche il fatto che ormai i ragazzini, i giovani, siano già dei brand. Cioè, no, certo. Siano già personaggi, abbiano già 50.000, 100.000 follower su Instagram. Cioè, già questo in qualche modo li rende, passami il termine, li rende popolari, anche se a un livello più basso, e quindi si è creata questa cosa un po' in maniera naturale, no? Certo. di un maggiore rispetto di quanto non succedeva prima. Facciamo il quiz. Sta nella pelle, non sta nella pelle. Non l'ho preparato, però ho in mente. Allora, il quiz questa volta si riferisce a un giocatore italiano, però cresciuto all'estero. Ah, okay, ok, proprio cresciuto all'estero. Cresciuto all'estero. Ok. Quindi prego, con le domande. Sono Quante questa domande volta ho? Ti do, visto che è abbastanza facile, okay. È abbastanza facile, ti do 3 domande. Brutto. E ogni domanda viene un indizio? Ogni domanda, no, facciamo che ti do un indizio all'ultima domanda, se sei in difficoltà. Ok, tu non hai scritto, l'altra volta avevi una platea di suggerimenti. Però di... capisci che il cerchio è molto più ristretto rispetto a quanto non fosse, sì, l'ultimo quiz. Cioè, tutti i giocatori che sono passati sotto Ancelotti. Va bene. La prima domanda è: in quale campionato è cresciuto? È un'ottima domanda, Tommaso. Bravo. È cresciuto nel campionato inglese. È cresciuto nel campionato inglese. Ha giocato ad Ascoli nella sua vita? Ad Ascoli? Non credo. Verifico, ma non credo. Anzi, potrei dirti di no. Ok, però verifica. Verifico. Intanto pensa alla tua domanda. Io ero andato diretto su un giocatore di cui adesso non ricordo il nome, tra l'altro. Però... Ascoli... No, manca. Ok. Manca. È un giocatore ancora in attività? È un giocatore ancora in attività, posto che lo sia mai stato in attività, no? Okay. Beh, voglio essere cattivo. No, non essere cattivo, però credo che tu stia parlando di Giuseppe Rossi. No. Ah, vuoi andare subito con voglio la risposta? Andare dritto così? No. Sbagliato. Ti volevo lasciare questo momento di gloria. Beh, adesso facile, ma non così facile. Anche se però... ti confesso che per un attimo ho pensato... Gli faccio Giuseppe Rossi perché è talmente scontato, talmente banale che mai avrei... Ho fatto questo ragionamento. Okay. Quando, tra l'altro non mi ricordo la persona di cui ora poi ti dirò il nome, ho pensato, ok, è andato sullo scontato, così vado a pescare quel giocatore, perché, come ricordiamo, io sono un infame, l'avrei fatto. Come sei? Sono così. quindi chi era? No, vabbè, ti do un'altra chance, dai. Dammi questo indizio, allora. L'indizio... te lo rivela. Allora, l'indizio è che ha segnato un gol nella sua carriera che ha fatto credere a tutto il mondo che potesse essere un crack. Ma ti chiedo se è mai passato dalla mia città di origine. Sì, è passato. Forse, se non sbaglio, anche di recente. È Kiko Makeda. Dimmi dove gioca adesso Kiko Makeda. Sai che di questa cosa ne abbiamo parlato di recente? Io e te? Con altre persone, non mi ricordo in che occasione, ma parlavamo di Kiko Makeda. Io quando ero alla Samp ci credevo tantissimo. Un altro che prendevo sempre a FIFA, comunque. Non me lo ricordo, mi sa che l'ho perso al Panathinaikos io. Gioca in Turchia, okay. Ho paura di pronunciare il nome di questa squadra.
Ankara Gucu. 8 partite fin qui disputate da Kiko. 0 gol. Kiko, io credo ancora in te. Davvero però tanto. Il Panathinaikos non così male. Guarda, 83 presenze e 30 gol. Infatti a un certo punto su FIFA gli aumentarono l'over. Novara non me lo ricordo assolutamente. Io Novara me lo ricordavo. Nottingham Forest una capatina nel 2016. Ah. 3 presenze, 0 gol. Ok. Non, essere, deve essere... Dai, non essere così indecoroso in su Kiko. No, Kiko. Vabbè, comunque quel gol è stato un bellissimo gol. Beh, poi aveva il timbro di Sir Alex Ferguson, quindi... Cioè... Mi ricordava un po' il gol di Bobo Vieri in Inter-Lazio 5-1, quando si gira col tacco e calcia sul secondo palo, te lo ricordi? No. No, non eri ancora nato. Però mi ricordo quello di Kiko Makeda. Ti ricordi quello di Kiko Makeda? Va gol, bene. Quanto è finita quella partita? No, È il gol decisivo della partita. 3-2. Esatto, al 90 e passa. E va tutti bene. Ci abbiamo creduto. Sì. Io ci credo ancora, Kiko, davvero ci credo ancora. Magari non ci crede più neanche lui. Lui forse non ci ha mai creduto. Va bene Federico, ti ringrazio, anzi sei tu che dovresti ringraziare me per la sorpresa. Grazie Tommy, spero di ricambiare la prossima volta. Speriamo. Ci continuiamo a palleggiare tra quiz, sorprese. Dai, magari la prossima intervista la facciamo insieme. Potrebbe essere una buona idea. Dai. Non so se l'intervistato sarà contento, però... Secondo me è una bella cacciara. Anche qui non diamo... A te non piace tanto la cacciara, però. Sì, io sono mega fan della cacciara. Di più neanche la mia ironia. Basta, niente. Finito. Comunque... Posso fare? Vai. Quel gol di Bobo Vieri contro Lazio e Parma. Che esatto, contro il Parma. Parma? Ho detto Lazio? Detto no, Inter Parma. Inter Parma 5-1. Va bene Fede. E dopo io chiuderei così. Chiudiamo su questa fact check della regia. E come al solito diamo appuntamento ad altri destinarsi. A mai. Forse sì. Mai. Va bene. A presto. Un saluto. Guarda, non ti lascio in pace un secondo, devo ricordarti un po' come è finita prima. Ma a parte gli scherzi, tutto preso dalla vittoria, mi sono dimenticato di chiederti questa cosa, che è un po' una cosa che facciamo con gli ospiti che passano a trovarci, ed è di chiederti se tu hai un tuo feticcio legato al calcio. Io tipo non gioco... Gioco solo con gli slip. Giochi solo con gli slip? Non gioco con i box. E questa roba qua ti manda fuori... Ti è mai capitato di giocare con i boxer mai, e dire... Mai, cioè proprio... Gioco senza. Non riesco proprio, te lo giuro, impazzisco.